Secondo appuntamento a Baschi con la Umbria Marathon P6. Dopo l'apertura ad Orvieto si torna con una gara organizzata dal Eurobici di Orvieto insieme con la preziosissima collaborazione degli amatori baschi, si torna a correre nella zona dell'Orvietano. Il vino, per ricordare che questa è zona vocata alla vigna e soprattutto vocata alla produzione. Questi sono gli Albanesi di Città di Castello, una storia bellissima che ci ha raccontato Antonello Donati con qualcuno del gruppo che è stato scambiato per Albanese. E poi vengono a correre anche gli amici di Marciano. Sono in tanti, 480 partenti per questa ottava edizione della Gran Fondo di Baschi, trofeo Elvio Pinzaglia, amatori baschi, trofeo Avis di Baschi, tutti schierati alla partenza. C'è una cosa molto bella che gli amici di Baschi hanno organizzato, lo vedrete alla fine, un video, ecco, sono loro due quelli che l'hanno organizzato, hanno piazzato delle micro telecamere come queste, delle GoPro, nei luoghi strategici del percorso e della partenza, mentre queste intanto vedete la forcellona particolare in carbonio elasticizzato attraverso ammortizzatori di Morgan Pilley, l'australiano che corre per i colori della Santa Marinera. Dicevo, hanno fatto questo video con delle GoPro, bella musica messa davvero molto bene, lo vedrete alla fine di questa nostra trasmissione dedicato agli amici del trofeo Avis Baschi. Vengono a correre con la convinzione di bissare il successo i verdi della Santa Marinera. Lo scorso anno Giovanni Gatti vinse qui a Baschi e quest'anno ha tutta l'intenzione di riprovarci e di fare ancora successo pieno. Sono tanti i concorrenti, una giornata ventosa, fredda, lo vedete, e nonostante che siamo in primavera sono tutti quanti con giubbotto e giacca lunga. Il nostro presidente ha il giaccone in piumino per proteggersi e noi invece siamo in maniche corte, tutti quanti a chiederci perché non avessimo freddo, eppure dovrebbero capirlo che il tasso dalla stazza pesante e notevole ha qualcosa che lo protegge. Partenza con la lunga carovana della Marathon di Baschi, Marathon P6, secondo appuntamento di questa stagione. Manca all'appello la truppa del Cicli Taddei, manca Casagrande e mancano gli altri, però qualcuno di loro con tutta l'intenzione di fare splendida figura c'è nel gruppo. Passano tutti dalla via principale di Baschi e poi si va su ad iniziare la prima salita e davanti a condurre sono i tre della Santa Marinella, Capati, Gatti e Morgan Pilley con la sua forcella piuttosto particolare, e poi via via dietro il resto del gruppo c'è l'attesa per quelli che sono i nostri protagonisti. Dominici, vedete, con la maglia Caracciolo insieme con Casella, insieme con Peruzzi, sono tutti quanti lì nel gruppo dei migliori mentre si inizia a salire. Passaggio bellissimo tra le vigne di Baschi, qui è una zona, come dicevamo prima, vocata per il vino, per il buon vino, non solo il bianco classico di Orvieto ma anche il rosso che sta facendo tendenza. Una gara, come dicevo, che fa un gran bel numero di concorrenti, davvero tanti, con 265 abbonati al circuito, che lo rende uno dei circuiti del centro Italia più ricchi di abbonati. Beh, devo dire che gli organizzatori hanno lavorato tanto, hanno fatto davvero grandi cose e grande impegno ce lo hanno messo, e questi sono i risultati. Sapere che si possa correre con un gran numero di concorrenti a Baschi
e non se lo aspettavano un successo così grande e così importante, fa capire quanta volontà negli organizzatori c'è di fare bene. Beh, questo fa bene a tutto il movimento della bici, fa bene a coloro che prendono la bici per divertimento. Vedete, passa qualcuno con lo zainetto sulle spalle, da cicloturista, da persona che si vuole gustare il percorso, e questo è il movimento che gli amici della Umbria Marathon P6 volevano davvero. Non solo i grandi professionisti della bicicletta, ma anche coloro che vogliono venire a vedere la nostra regione, guardarla con un occhio diverso attraverso i percorsi di mountain bike, che ricordiamo si regalano davvero in maniera meravigliosa, perché ogni percorso qui nella nostra Umbria è qualcosa di fantastico. Con la Gran Fondo di Baschi, con il trofeo Avis, con il memorial dedicato ad Elvio Pinsaglia, che premierà il vincitore più giovane di questa marathon, con Baschi si conoscono le zone intorno al lago di Corbara, da Civitella, quelli che sono i passaggi nel bosco, i passaggi nelle vigne, come vedete, ma sono passaggi davvero molto belli. La temperatura si alza un pochino, però tira un vento, lo vedete dalle immagini, sposta anche il sottoscritto, un bel vento, tira una bella brezza di tramontana, vento gelido, ma c'è qualcuno che come il Tasso sceglie di correre con le maniche corte. C'è anche Chieruzzi che sceglie di correre con le maniche corte, ma lui è un duro e ce lo possiamo permettere. Davanti, come abbiamo detto, ci sono i tre che corrono per i colori verdi del Santa Marinella e che hanno fatto davvero il vuoto, già 45 secondi di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Giovanni Gatti, vincitore dell'edizione 2014, e poi abbiamo Eros Capati con il numero 13 e poi Morgan Finley, anche lui dell'MTB Santa Marinella. Più staccato di una quarantina di secondi Leonardo Caracciolo, centro bici team di Terni, con Alessandro Peruzzi testa a testa per i colori della Grams Bike, e poi più staccato ancora Cristiano Tagliani, numero 5 della iBike, con Morgan Finley, che ricordo porta il numero 2 e che è insieme con quel terzetto, con tutta la volontà di salire tutti e tre sul podio. Marco Tommasi, numero 288 per Centro Italia Bike Cicli Montanini. Emiliano Dominici, numero 8 della Ciclotec Frascati, che avete visto tiene la maglia della categoria Master 2. Il giovane Franco Casella, numero 24 della Celeste Kento Bike. Matteo Donati, numero 104, anche lui lotta per la conquista della maglia per la Master 2, corre con i colori della Bikeland Team. E qui iniziano a vedersi i primi protagonisti del giro corto e del giro lungo. È una bella sfida quest'oggi con il giro corto, sono davvero diversi i protagonisti di questa avventura, sono diversi i protagonisti dell'avventura che possono riuscire a vincere. Nella Marathon e nella Umbria Challenge si mettono in evidenza delle individualità davvero preziose. Andiamo a vedere allora il corto con la vittoria di Simone Massimi, numero 1040, team Cingolani. È il più lungo del gruppo dei giovani per quanto riguarda questa seconda prova della Umbria Marathon 2015. La seconda piazza è per Francesco Bellucci, che corre per i colori della Cucco in Bike. Vanno davvero forte i ragazzi della Cucco in Bike, hanno davvero un bel vivaio che è contornato anche da Alice Simonetti, non ce lo dimentichiamo, perché della categoria femminile è quella che vestirà la maglia alla fine della giornata. Però lassù
a Costacciaro, alla Cooking Bike, fanno davvero, davvero parecchio. Dicevamo, per quanto riguarda il giro corto, il secondo posto di Bellucci della Cooking Bike, terzo per la Grotte di Castro Andrea De Federicis numero 1042, e poi Matteo Minozzi dell'MTB Club Spoleto, vincitore a San Gemini della seconda prova della Umbria Challenge. Angelo Candi del team Cingolani in settima posizione davanti a Daniele Sabatini, Grotte di Castro. Insieme con il Grotte di Castro c'è Marco Passeri e Alessio Austini, e poi per il team bike abbiamo Marco Caputi numero 1038, Daniele Austini delle Grotte di Castro e poi Francesco Ranocchiari del team bike Miranda, e con il numero 1036 Alice Simonetti Cucco in bike, e Rosario De Grazia del Ruota Libera di Terni. Rosario fa la mountain bike, si impegna tantissimo e questo fa davvero molto piacere. Andiamo a vedere anche la situazione per quanto riguarda la categoria delle donne, che quest'oggi vede la vittoria di Laura Sopranzi. Laura Sopranzi ha pedalato davvero molto bene, ma andiamo a vedere nel giro lungo, perché c'è la doppia sventura per Giovanni Gatti e per Morgan Pilley, che sono costretti a lasciare la prima posizione, quel terzetto iniziale a vantaggio di Eros Capati numero 13 da MTB Santa Marinella, che quindi si avvia a vincere questa edizione 2015 del trofeo Avis di Baschi. Dietro in seconda posizione abbiamo Leonardo Caracciolo numero 11 Centro Bici Team di Terni, e poi insieme a lui attaccato c'è Alessandro Peruzzi con il numero 10, fanno la strada insieme. Quarta posizione per Morgan Pilley dell'MTB Santa Marinella e poi Cristiano Taliani della iBike, che corre con il numero 5. Buona la prestazione di Marco Tommasi numero 288 Centro Italia Bike Cicli Montanini, che precede Emiliano Dominici numero 8 della Ciclotech, e poi Franco Casella, l'avete visto passare poco fa con i colori della Celeste Kento Bike numero 24, primo della categoria junior. Eros Capati è il primo della sua categoria, Leonardo Caracciolo è il primo della Master Sport, Alessandro Peruzzi della Master 1. Ed eccolo l'arrivo di Eros Capati a Baschi, impennando la bicicletta, vince per i colori dell'MTB Santa Marinella. Quel terzetto che era partito a spron battuto ha avuto un paio di problemi. Giovanni Gatti tra l'altro ha forato prima di affrontare la salita più dura, la prima salita più dura e impegnativa della giornata, con il numero 20 Sabatini, che corre per i colori delle Grotte di Castro. Siamo oramai quasi in chiusura di questa nostra avventura, con il numero 147, un passaggio che probabilmente gli porterà la maglia per Emanuele Grelli, 17esimo in questo momento con i colori della Parlesca. Giovanni Gatti passa in questo momento, l'avete visto passare in questo momento in netto ritardo, eccolo al traguardo. Lo scorso anno era stato il vincitore, quest'anno la sfortuna e la sfiga ce l'ha messa tutta, peccato davvero. E poi ancora maglie della Umbria Marathon, queste nuove maglie nere ed arancio, il passaggio dentro Baschi. Adesso noi ci andiamo al passaggio dentro Baschi, perché è il passaggio sicuramente più bello e più spettacolare, e vi presenteremo una signora che tutti gli anni, da 8 anni, è lì davanti alla porta di casa e ad ognuno che passa l'incitamento: forza bravi, forza bravi. Il nostro Fiorelli che ci ricorda il 3 maggio la gara di Pale. Eccola la signora che incoraggia sempre tutti che passano. Dicevamo, a Pale l'avventura della Iro, vedrete poi il cartello il 3 di maggio, ma sarà sicuramente una gran bella gara e una ciclopedalata, niente di competitivo, ma sono oltre 2000 metri di dislivello per una quarantina di chilometri, e ci sarà sicuramente da pedalare con salite toste e durissime.
il passaggio, dicevo, dentro Baschi è un passaggio bellissimo, ma Baschi è una cittadina dell'Orvietano che conserva ancora quelle che sono le strade medievali, il selciato medievale, ed è davvero qualcosa di estremamente suggestivo. È un percorso molto tecnico, un percorso bello, un percorso duro, single track, discese che fanno la differenza, ed è per questo probabilmente che a Baschi ci sono così tanti concorrenti. Il team Eurobici di Orvieto insieme con gli amatori di Baschi sono soddisfatti di come sono andate le cose, il passaggio dentro la cittadina di Baschi e poi ovviamente in quello che è il lungo lago di Corbara, con lo scendere da Civitella e tornare nuovamente a Baschi. Paesaggi bellissimi, ci ha fatto compagnia una persona davvero particolare che si intende di vino. Abbiamo passato la mattinata a parlare di vini e a parlare di quello che è il vino, la zona avvocata al vino qui di Baschi, le differenze tra terreno argilloso, tra terreno in collina, il vino, la resa per ettaro. Beh, sono cose che fa piacere, mentre si aspettano i concorrenti, poterne parlare e poterne raccontare. La classifica la ricordiamo: Eros Capati vince con il tempo di 1:42:52, 23:91 la media. Secondo è Leonardo Caracciolo, Centro Bici Team di Terni, davanti ad Alessandro Peruzzi, Grams Bike, e poi Morgan Pilley, numero 2 dell'MTB Santa Marinella, Cristiano Taliani della iBike in quinta posizione, sesto Marco Tommasi, Centro Italia Bike Cicli Montanini, settimo Emiliano Dominici della Ciclotec Frascati e poi Franco Casella della Celeste Kento Bike Juniores, e devo dire che è davvero davvero sorprendente. Alessandro Peruzzi è il primo ancora della Master 1, della Master 2 Emiliano Dominici, seconda posizione nella Master 2 per Matteo Donati, che chiude in nona posizione. Ancora una buona prestazione, decimo Luca Codignoni della Anastasi Mobili, anche lui categoria Master 2, come Alfredo Martella, undicesimo della Cucuin Bike, che precede Nicola Stefanelli della dilettantistica sci di Gobeni e chiude in dodicesima posizione. Laura Sopranzi, come avete visto, felice e contenta di aver vinto la categoria delle donne, e adesso andremo a vedere quelle che sono la consegna delle maglie. Ricordo che una parte sarà dedicata in un'altra trasmissione anche alla mini marathon per i ragazzini giovanissimi che si sono sfidati proprio qui nella zona dove c'è il ristoro e dove vengono vestite le maglie. Laura Sopranzi indossa quella della categorie donne. Eros Capati MTB Santa Marinella Cicli Montanini indosserà quella della Elite Under 23. Lo Juniores Franco Casella della Celeste Kento Bike Avvenia. Nella Master Sport Leonardo Caracciolo, che fa bis con il Centro Bici Team di Terni. Nella Master 1 Alessandro Peruzzi della Grams Bike. Master 2 conferma per Emiliano Dominici della Ciclotec Frascati. Per la categoria 3 la prima maglia di Emanuele Grelli del Parlesca. Bravo Emanuele Grelli, davvero complimenti, perché è uno che è un combattivo, non smette mai di crederci e di pensarci. E ancora Parlesca con Mario Moschetti nella categoria Master 5. Nella Master 6 Angelo Fiorelli della Cicli Clementi. Nella categoria giro corto la maglia per Samuele Bidini della Cicli Taddei, e nella giovane femminile giro corto per Alice Simonetti della Cucco in Bike. Pasta party e porchetta, ma quanto era buona la porchetta, per tutti. Ancora una volta il Tasso vince il Gran Premio della Montagna dei Supplì, e qui ci sono ancora arrivi con chi purtroppo tronca la catena, che si deve fare gli ultimi 6 km completamente a piedi. Sono cose che capitano e cose che succedono. Eccolo qua, la maglia indossata da Emanuele Grelli del Parlesca, è un
un vero piacere vederlo indossare la maglia, se la merita, sempre combattivo, così come se la merita il mitico Mario Moschetti, che torna a vincere e torna a indossare la maglia. Spietati e piagnoni, l'avete visto, sono le maglie che vanno di moda, ed eccolo qua il nostro Fiorelli che ci ricorda quello che è la sua gara del 3 di maggio, gara pedalata per tutti con il sasso di pale, mentre questa è la sfilata per quanto riguarda le maglie, le nuove maglie della Umbria Marathon P6, colori particolari, arancio verdi con il grande marchio della Umbria Marathon sul petto, i colori arancio che fanno da concordia in quella maglia che si distingue benissimo nel gruppo. Anche i protagonisti del campionato provinciale, e poi andiamo alla consegna del premio per Elvio Pinsaglia, per ricordare Elvio Pinsaglia, per ricordare questo grande uomo sportivo che si è distinto nella sua vita sia nel mondo del pallone che nel mondo del calcio. Simone Massimi del team Cingolani vince il trofeo Elvio Pinsaglia, e poi il podio con Capati, con Caracciolo e con Peruzzi. Ed ecco Paleiro con il 3 maggio a Belfiore, due percorsi, e sarà sicuramente una gran bella pedalata. Lui non ci sarà perché è il suo compleanno e fa festa la sera fino a tardi. E poi con il podio delle donne, con la Celesti, con la Scarabottini e con la vincitrice Laura Sopranzi. Sì, io lo ricordo, era un uomo di Baschi che era uno sportivo, era stato, tra l'altro lui era proveniente da Narni, ma era oltre che un grande calciatore per quei tempi, parlo degli anni 50-60, è stato anche un amante del ciclismo, poi quando ha smesso il calcio, e quindi era conosciuto, io l'ho conosciuto personalmente, e quindi ha reso possibile, diciamo, è stato il maestro di tanti ragazzi che adesso non sono più ragazzi, appunto per quanto riguarda la passione verso questo sport, il calcio, il ciclismo soprattutto, poi alla fine il ciclismo. Stefano, Giovanni e tutti coloro che si sono impegnati, hanno lavorato per far sì che questa manifestazione si potesse realizzare e potesse avere un successo come quello che ha avuto. Una grande partecipazione, ma soprattutto una grande soddisfazione da parte dei partecipanti, che hanno qui una grande accoglienza, un bellissimo percorso valido sotto aspetto sia paesaggistico che tecnico. Quindi una manifestazione riuscitissima, una seconda prova all'Umbria Marathon P6, veramente all'insegna del successo grande, che parte da una base importante come i 275 abbonati che fanno di questo circuito uno dei circuiti con più abbonati in assoluto. Quindi una grande soddisfazione da parte degli organizzatori, grande soddisfazione da parte nostra e tutto il movimento ciclistico regionale.